Salve a tutti, nel video di oggi proviamo un po' a ragionare sui comportamenti corretti che un investitore dovrebbe avere quando appunto decide di appunto essere un investitore di lungo periodo e quindi di rivolgersi sostanzialmente al value investing. E lo capiamo dalle parole di un grande investitore, Guy Spier che appunto è titolare del fondo di investimento Aquamarine con sede a Zurigo e che ci invita a riflettere su alcuni comportamenti che sono tipici degli investitori e lui stesso ci dice che ha imparato praticamente a guardare il proprio portafoglio di investimenti solo una volta alla settimana, talvolta una volta al mese. Perché? Perché più spesso lo guardiamo e più siamo portati a prendere decisioni stupide, ad intervenire. E invece, l'esperienza ci insegna che l'inattività è la chiave per poter sopravvivere sui mercati finanziari. Ma che cosa ci rammenta anche Guy Spier? Ci fa capire come praticamente l'atteggiamento più importante che un investitore deve avere riguardo appunto agli investimenti sia quello di appunto portare pazienza e capire che il mercato, per quanto lo si possa analizzare, ha una componente irrazionale. Del resto è la stessa cosa che ci dicono altri grandi investitori. Abbiamo parlato in un altro video della riflessività di George Soros, il quale ci fa capire come appunto il mercato e in genere un po' tutte le componenti della vita non siano frutto unicamente di eventi razionali, ma si inserisce una componente apparentemente illogica che è data appunto dall'agire dell'essere umano, quindi dei vari attori del mercato, dei vari investitori. E Guy Spier, in questo video che a breve vi farò vi farò vedere, ci dice appunto che lui, mutuando un po' quello che dicono da sempre anche Charlie Munger e Warren Buffett, Charlie Munger spesso ci dice che lui vuole investire in un'azienda talmente forte con un grande vantaggio competitivo, come può essere ad esempio la Coca-Cola, che anche se fosse gestita da un CEO stupido andrebbe comunque bene. Allora, mutuando queste parole di Charlie Munger, Guy Spier ci dice che praticamente lui, a differenza dei tanti analisti che sono le persone intelligenti all'interno di una stanza che fanno analisi, che appunto parlano, discutono delle possibilità che ha un titolo, lui preferisce essere quello stupido, l'investitore stupido, che però ha costruito un ambiente tale in cui questa stupidità riesce a essere vincente. Cioè lui dice: a me non serve essere l'investitore intelligente per guadagnare, ma preferisco essere la persona più stupida nella stanza, tra dove sono gli investitori intelligenti, che però ha costruito un ambiente tale, che lo riesce a far guadagnare. E quindi questa è una grande lezione perché ci fa capire come, essendo appunto quella degli investimenti una scienza sociale, non una scienza dura come può essere la matematica o la fisica, ma una scienza sociale, cioè che deriva fondamentalmente, i cui risultati derivano dai comportamenti degli esseri umani, essendo appunto una scienza di tale maniera, noi dobbiamo appunto costruire un ambito ideale nel quale saperci muovere.
Io vi saluto e vi lascio alle parole di Guy Speer che ci fanno capire bene come appunto posizionarci all'interno dei mercati finanziari. That, you know, they don't believe that the price action is instructing the analysis, but that is actually what's happening. And too many times I've seen where I just ignore that. The market turns around and suddenly there's a different world, and actually all the analysis that people had X weeks ago is completely turned on its head. And so the market plays really strange games with you, and it's really dangerous, I think, to. I understand that the stock price contains an enormous amount of information in it, but it's really dangerous for me to look at it regularly. And I think that I'm trying to create an environment. I really do believe this. I mean, I think that there are some people who maybe are more rational and are faster and quicker and better with the analysis. And I don't want to rely on that for myself. I want to actually rely on being the dumbest investor in the room and create an environment where the dumbest investor can actually win and succeed. I'd like to believe that I'm intelligent, but I don't want to make my living off being intelligent. And I think there's an extraordinary mistake that some of the best analysts make, and some of the smartest friends that I have, is that they naturally gravitate towards situations where it's too hard for less smart people to figure out, but there, with their prodigious and analytical capabilities and capacity to think through scenarios, they love that. But actually, you know, I'd like to be able to solve math problems. I've been playing a lot of chess recently. I'd like to be better at chess. I'd like to divert or use that ability in that direction. And I'd love, I mean, you know, if you take Warren Buffett seriously, you know, invest in a business that any fool can.